Amici di Otto Channel, ben ritrovati dal Partenio Lombardi, nuovo appuntamento con Nella Tana coi Lupi, il format dedicato alle interviste in esclusiva ai tesserati e ai calciatori dell'US Avellino. 13ª puntata, siamo felici di avere con noi Angelo D'Angelo. Buonasera. Angelo, prima domanda d'obbligo, partiamo subito entrando nel vivo della nostra intervista. Cosa vuol dire essere il capitano dell'US Avellino? Ma la prima cosa che mi viene in mente è l'orgoglio, la grossa responsabilità che si ha, perché rappresenti una squadra, rappresenti una terra che ci tiene moltissimo, moltissimo alla squadra, a questi colori, quindi so di rappresentare un popolo intero, un popolo irpino che l'ho capito in questi anni, è colui il quale si alza la mattina e non molla mai fino alla sera. E questo cerco di trasmettere ai miei compagni ogni anno, per far sì che ogni anno facciamo un campionato d'Avellino. Ecco. Angelo, ti chiedo qual è il ricordo della prima volta che hai indossato la fascia di capitano? Era un Avellino in casa, in C2, Avellino Catanzaro, dove in quella partita non mi sembra si era infortunato, squalificato comunque Simone Puleo, quindi dovetti indossare quella fascia e per me è stata un'emozione unica, ma non solo quel giorno, perché comunque mi ripeteva sempre in quelle settimane, in quei giorni, Simone diceva che io ero un esempio ed era molto contento che indossassi io quella fascia, perché rappresentavo veramente l'essere avellinese in tutti i sensi, e quindi per me quello era l'emozione più grande. Quando un capitano ti riconosce capitano, quella è stata l'emozione forte. Poi vabbè, davanti al pubblico in casa, non ti dico, è un'emozione che porterò comunque con me, racconterò ai miei figli. Quindi l'investitura di Simone Puleo. Ripercorriamo adesso le tappe della tua carriera, dalle giovanili del Cosenza al Voghera. Sì, feci un provino nella mia scuola calcio ad Ascea, con il Cosenza Calcio. Sono andato lì, ho fatto un campionato appena 2-3 mesi, la categoria allievi, perché feci molto bene e subito fui convocato con quelli più grandi di me. All'epoca il Cosenza faceva la Serie B e giocavo titolare con quelli più grandi di me di 2-3 anni in primavera. E niente, è stato tutto veloce, perché in quel momento sembrava che tutto andasse per il meglio, perché stavo facendo molto bene con la primavera e subito passai in prima squadra ad allenarmi, quindi dagli allievi subito in prima squadra. Cominciai a fare tanta tribuna, non avevo compiuto 16 anni, 15 anni e quindi mi sentivo, ero alle prime armi, mi sentivo molto, avevo molta voglia di spaccare il mondo. Infatti all'epoca c'era pure il, chiamiamolo così, nonnismo, non è che erano tanti contenti, perché io tutta forza, ero rompiscatole su tutto, non mi fermavo mai, quindi all'inizio non è che mi avevano preso comunque bene. Cercavano di farti demordere, diciamo. C'era all'epoca, mi ricordo, Lentini, poi c'era, chi c'era di più? C'era Edusei, era una grande squadra, c'era Stankevicius, una grande squadra, ora non ricordo bene, quindi comunque dopo subito mi volerò bene e cominciai a fare delle tribune. Quando stavo per firmare un contratto molto importante, mi fallì la squadra, il Cosenza, e non avevo né procuratore né niente, non conoscevo nessuno. E all'epoca l'allenatore in seconda della prima squadra, Claudio Gabbetta, che ora lavora per la Juventus, è stato pure allenatore del Benevento,
All'epoca mi disse: guarda, lascio il ruolo da allenatore in seconda, faccio allenatore in prima, e mi portò a Voghera. Poi a Voghera feci un campionato molto importante dove perdemmo la finale playoff, fui premiato come miglior giovane della Serie D e andai alla SPAL. Esatto, parentesi in Serie C, questa però non tanto fortunata, ma comunque un'esperienza non tanto fortunata, avevamo uno squadrone. Feci 3 apparizioni, di cui una anche con l'Avellino, col Napoli, col Cittadella, col Napoli a San Paolo, quindi alla fine con Allegri allenatore. Fu comunque un'esperienza, anche se giocai poco, molto importante dal punto di vista. L'anno dopo fallisce la SPAL. Io senza procuratori, senza niente, ricominciai dalla Centesi, una squadra di Serie D, sempre vicino Ferrara. Volevo interromperti per chiederti, Allegri si vedeva che era un predestinato? Non pensavo che arrivasse così in alto, però è cambiato moltissimo. Anche dall'esterno vedo che è cambiato moltissimo. Lui pensava che in Serie C un mister non ti insegna niente, sei già nei piani alti, sei già un calciatore formato, quindi o ci stai in campo, ci sai stare, se no non è roba tua. Questo mi insegnava, cioè nel senso dovevi essere già pronto per lui. E infatti lo testimonia il fatto che è sempre stato negli anni molto cinico. Non tanto pensava al gioco ma al risultato, e dove è andato ha vinto. E se è venuto meno in qualche finale è mancato poco che vincesse anche la Champions. Ritorniamo invece alla Serie D, alla parentesi con la Reno Centese che ti ha stoppato. E lì fu una brutta esperienza, che un'esperienza molto che non mi piace raccontare, la racconto soltanto i miei intimi, perché mi fu detto una cosa dal punto di vista medico non bella, e per me, per la mia famiglia, fu molto difficile da questo punto di vista. Poi fortunatamente ho avuto un'operazione ed è andata molto, molto bene, quindi come niente fosse, e da lì non mi interessava più giocare a calcio, volevo tornare a casa. Quindi già il bisogno Già il bisogno era 15 km da casa mia. Da lì stavo sempre con la mia famiglia, avevo tutto vicino e non mi interessava, mi piaceva comunque, e anzi era molto difficile perché non avevo mai giocato a casa, quindi ritornavo dopo tanti anni a casa, dove la sera tornavo a casa, e allora era sempre difficile. E da lì ho cominciato a fare molto bene dal punto di vista personale. In 2 anni ho fatto 15 gol da centrocampista e se ne è accorta la Turris? E se ne è accorta non la Turris, se ne è accorta il Sorrento. Ancora prima della Turris. Calcolando sempre la sfiga che ho avuto, andai in ritiro con il Sorrento. Esatto, quella è una parentesi che viene un po' lasciata nessuno, così sottesa. Nessuno lo carriera. Sa, perché io ero andato lì che stavo per firmare il ritiro, e ero lì una promessa, sai, 24 anni, non sei una promessa. Però era una buona promessa per il loro direttore sportivo, che puntava su di me, e stavo per convinci tutto il ritiro, di cui anche l'allenatore Simonelli. L'ultima mi disse: guarda, comincia a fare gol da tutte le parti, anche se io non è che ero molto in quel ruolo. Guarda, facciamo l'ultima amichevole, ma è soltanto una prassi. Amichevole con la Regina in Serie B. La mattina io ho avuto uno strappo, sono stato fermo 2 mesi e il mister mi disse: guarda, è un bello strappo, devi stare fermo 2 mesi, fai quello che vuoi.
Avevo tante squadre che mi cercavano, Paganese, Nocerina, sempre nell'Interland qua in Campania. E fai quello che vuoi. Io non ti prometto niente, siccome a me nessuno nella mia vita mi ha regalato niente, io e non ho mai aspettato nessuno, io ho preso e me ne sono andato a casa. Me ne sono andato a casa e lui mi disse: ok, non mi aspettate, non mi meritate, io vado via. E vado a casa, mi curo, sto 2 mesi a casa. Nessuno mi voleva più, perché con due mesi di infortunio, un bello grave, che puoi avere recidive, fai fatica a trovare squadra, si erano chiuse tutte le porte. E mi prende la Turris, che mi volle l'allenatore Emilio Longo. È stato il secondo di Cautieri, ha allenato la Cavese l'anno scorso, un ottimo allenatore che aveva la Gelbison, quindi lui mi conosceva molto bene. Vado alla Turris, faccio 3-4 partite, molto bene, però viene suonato il mister. Viene un altro mister, faccio bene, però sono sempre colui il quale è stato portato da un altro mister. La gavetta non ti è mancata, diciamo, come esperienza. Quando ero molto visto, che ancora mi chiamano i ragazzi della Turris dicendo: ma perché? Fui svincolato. Per questo? Perché? E ancora mi chiamano che sono un esempio per loro, perché io sempre, nella mia vita, sempre in silenzio, mi sono conquistato le cose, presi e andai a casa. A casa ti vogliono tornare di continuo, a casa mia. Guarda, a casa mia sono senza squadra. Ti parlo di novembre, di dicembre. Perché poi il dicembre 15, 15, no, il 15 dicembre. Il 15 di dicembre fu svincolato, il 14 o il 15, perché c'era il termine del svincolamento. Sto a casa, io non mi tengo mai niente, o mi ami o mi odi. Chiama il mister: come mai? Il mister non mi seppe dare una risposta. Mi disse: stai tranquillo, che si apre una porta, si apre un portone. Io lo insultai. Mi disse: non mi insultare, perché io ti dico le cose come si deve. Mi ha chiamato già una tua squadra per te. E io ho parlato bene. Non sapevo a chi credere, perché se parli bene come fai? Perché mi mandi via? Arriva la chiamata dell'Avellino. Lì la chiamata di Avellino era tipo... Ti ricordi dov'eri? Perché poi la mente tende a fissare il momento. Vedi tu. Io ero un po' come in macchina, vince in mondiale, macchina sul lungomare del mio paese, con mia moglie e con la mia fidanzata. Ancora mi vede non dalla gola, perché per me era già un'emozione grande. E mi chiama il mio procuratore, no procuratore, era un amico che poi mi ha seguito sempre per la serie fino alla C, ci sentiamo ancora, è uno che curava tutti gli interessi dei calciatori, sempre interregionale, perché ognuno ha il proprio... la come propria dire? Cerchia, diciamo, cerchia. No? Pioveva, io ero in macchina, domani andiamo ad Avellino, andiamo a parlare. Mi ha chiesto di te, ho parlato di te, con il direttore sportivo Nicola Dionisio. Io ancora pensavo, io parlare, perché mi dice parlare? Io pensavo, vado a chiudere, devi stare zitto, mi fa, tu devi andare là. Vabbè. E mio padre soffriva tantissimo, no? Perché sai, ha sempre pensato, mio figlio deve giocare a calcio, non è mai entrato nelle mie cose, perché sono sempre stato bravo a tenerlo fuori, dove questo è il pericolo dei calciatori all'inizio. Nessuno deve mettere... Lui soffriva. E allora non gli dissi niente, lui era in crociera e mi chiamava tutti i giorni: squadra. Io niente, mi sto allenando, niente. A parte che erano passati comunque 2 giorni e subito mi chiamò l'Avellino. E vengo ad Avellino. Era tutto più grande di me. Vado nella vecchia sede di fronte al bar Broadway, era lì, no? In Serie D, e c'era il presidente Rodomonti, c'era Nicola Dionisio, ma io ancora non capivo.
che io stavo lì per filmare. Cioè io l'ho capito in quel momento. Angelo, ciao, come mai? Mi fa una domanda, come mai? Com'è questo mister? Io dissi, grande mister, non una bella persona. Va bene, oggi sei un giocatore dell'Avellino. E io firmo, io non ho mai pensato ai soldi. Mi ricordo pure quanto guadagnavo, pochissima roba, ma non mi interessa, io firmo. Angelo, qua mi interessa, io mi gioco tutto. Mi disse, Angelo, un'altra cosa, come mai non è una bella persona? Perché io sono sempre critico sulle mie cose, ho fatto una partita meglio dell'altra, nonostante io mi avesse comunque portato un altro allenatore. Perché parli male? Perché lui mi ha svincolato così. Sai perché sei qua? Perché? Perché lui ha parlato bene di te. E io non capivo niente. Ma perché mi ha cacciato? Capito? E perché è sempre stata una cosa tecnica. Non è stato, è stato in un secondo momento. Non sono stato mandato via perché mi ha chiamato l'Avellino. Perché io non servivo a quel progetto. Vabbè, tornando, arrivo ad Avellino come esterno. Tu sei esterno, io faccio tutto. Dove mi metti la suone? Sono ad Avellino. E poi ho tanti ricordi, tanti ricordi. Quello ti volevo chiedere, l'emozione... L'emozione di quando... Della prima volta che sei entrato al Partenio da calciatore dell'Avellino e del tuo esordio in bianco-verde. Io ci sono stato in panchina Avellino Spallo. Però lì ci andavo da giocatore, cioè che era il tuo stadio, e mi sembrava una cosa enorme. Ma non avevo paura di niente, non ho mai avuto paura di niente, anzi per me era uno stimolo. A me è più grande lo stadio e più mi diverto. Le mie caratteristiche, il mio modo di pensare non mi ha mai portato a far bene in campi piccolini. Sempre io voglio la gente che mi porta in cielo e io gli do tutto quello che ho. Primo allenamento con Salvatore Marra e beh, era comunque il 20, io già sapevo intorno al 20 di avevo firmato, però non dovevo dire niente alla stampa. Niente alla stampa. Come sempre diciamo. Niente alla stampa, perché, ma non è soltanto un fattore di interno, perché la squadra giocava, se non mi sbaglio, ad Adrano o a Marsala, una cosa del genere, comunque in Sicilia. E quindi non volevano, magari i calciatori già hanno preso un giocatore, capito, per il calciomercato. E io il 27 di dicembre 2009 metto piede nello stadio Partenio. E subito il mio prof era, che subito mi cominciò a far correre, mamma mia, qua è tutto più grande di me. Era la fase di preparazione, sai, dopo Natale. Paolo Pagliuca, prof, quanto mi ha fatto correre, mamma mia. E da lì ci siamo conosciuti per la prima volta io e Paolo e abbiamo avuto comunque un rapporto molto, molto fraterno, capito? Molto paterno, diciamo così, perché la nostra carriera è andata di pari passo, no? La prima partita, se non mi sbaglio, era il 7 dicembre di gennaio. O il 9 di gennaio, mi sembra il 9, esterno destro, numero 7. 15 minuti, distorsione alla caviglia, sto fermo un mese e mezzo. Cioè farti benedire a questo punto, mai? Un mese e mezzo, la squadra va male, torno contro il Lamezia Terme, vinciamo a Lamezia, da lì non sono mai più uscito dal campo. E quindi dici 2-1. Esatto, andiamo piano piano, non ricostruiamo, però mi piace molto come sei appassionato, io penso che... Sì, perché comunque... Come lo racconti dimostra quanto ci tieni. Io volevo chiederti però appunto dalla D alla C2, prima seconda divisione all'epoca, 2010-2011, la finale playoff a Mara contro il Trapani, ricordo di quella stagione. Ma
stato molto brutto perché, anzi, io penso che nella mia vita non ho mai perso il sonno come è stata quella partita lì. Non ho dormito per una settimana, proprio perché ero piccolo, ancora inesperto, ed era una cosa molto più grande di me. Perdemmo 3-1. E fu una brutta batosta. Lì mi disse il mister, perché vedeva Marra, mi disse, mi ricordo ancora queste parole, mi disse, c'è gente che piangeva, mi disse, hai pianto? No, mi disse, sei d'Avellino. Non ho mai pianto per una sconfitta, io pianto per le vittorie, perché mi disse, se piangi, va bene che piangi, ma se tu hai dato tutto ed oggi tu hai dato tutto, caro Angelo, tu non devi piangere. E non piansi. Però questa qui, anzi devo fare un attimo, era con la partita che perdemmo con il Lamezia. Questa qui, quindi tornando un po' indietro. Sì, Serie D ancora. Mangia pane. In C2 avevamo Vullo allenatore e dove facciamo comunque una grande rincorsa quando venne lui e arriviamo alla finale playoff dove veramente là, come ho detto prima, persi il sonno perché fu molto difficile. E se non mi sbaglio anche lì finì la partita con la fascia da capitano, quindi perché fu sostituito Simone, quindi fare in tempi supplementari con la fascia già cominciavo ad avere, cominciare ad acquisire sempre quell'esperienza da poter essere sempre leader, perché avere questa maglia addosso è tosta. Per me che ho cominciato dalla polvere, la vedo come un onore, una grossa forma di orgoglio personale, perché ne ho fatti di chilometri per guadagnarmi tutto questo. E me lo porto dietro anche negli spogliatoi, perché quando vedo cose che non vanno bene non esiste, perché come mi facevano pedalare a me devono pedalare anche gli altri, devono pedalare, perché nella vita io l'ho sempre detto ai calciatori, senza che ci parliamo e diciamo stronzate, la maglia addosso la senti quando giochi come minimo 3 anni, se no sei sempre colui il quale gioca per fare bene, per vincere le partite, ma non soffri se perdi, soffri per la classifica, ma non soffri perché non dormi la notte, perché torni a casa da tuo figlio e tua moglie ti richiama perché dice guarda che c'è tuo figlio, ti porti sempre questa tristezza addosso perché comunque ti hanno tolto qualcosa, no? La maglia dell'Avellino per me è come una persona di famiglia, quindi per me, perciò a volte quando vado sul, come ti ho detto prima in conferenza, nella piaga che vado a qualcuno non piace, loro non capiscono niente, perché non sanno cosa vuol dire lo spogliatoio e a cosa ti riferisci. Perché Angelo D'Angelo, ti ho detto sempre, possono dire che è scarso, con i piedi, con la testa, ma no che è mercenario. E non che non ama la maglia, perché io sono convinto che nessuno ama la maglia come me ad Avellino. Può darsi che qualche tifoso la ama quanto me, ma non come me. Perché io sono anche colui il quale ci mette le gambe, no? Il cuore. Gli altri sono encomiabili, i tifosi, mettono la voce. Ma io mi metto a cantare pure mentre gioco. Forse qualcuno non lo sa. Per quanto si è creato in me, perché comunque devo ringraziare sempre i tifosi che mi hanno sempre amato e me l'hanno sempre fatta amare, capito, questa maglia. Perciò io, c'è sempre una questione di una forma di innamoramento, c'è sempre qualcuno che ti fa innamorare, non è che io mi sveglio la mattina e mi innamoro. Loro me l'hanno fatta innamorare e non me la faranno disinnamorare per nessun motivo al mondo. Se ci fossero dubbi, stiamo capendo perché è il capitano dell'Avellino, Angelo D'Angelo.
Ritornando invece sulla tua carriera, questi passaggi con l'Avellino, Avellino perde quella finale playoff con il Trapani, ma viene comunque ammesso in Serie C1, o meglio, prima divisione, all'epoca cambi di nome e via discorrendo. Prima stagione salvezza tranquilla con Bucaro, si cresce con tanti giovani interessanti e poi Rastelli, la promozione in Serie B. Quel giorno che emozione è stata per te allo stadio Ceravolo, festeggiare dalla Serie D alla Serie B, tutto fatto con le due gambe e col tuo cuore, insieme a tutta la squadra ovviamente. È una cosa indescrivibile, una carovana di bianco-verde per 5 ore da Catanzaro fino a lì a festeggiare, a cantare, a ubriacarsi nel pullman, una festa stupenda che... Nemmeno la pioggia sentivate sotto nemmeno la curva pioggia, sud. Torniamo qui a 12:30, saranno state tutta la curva piena, tutti in campo subito dopo a cantare, tutti i tifosi si riversano in campo. È stata un'emozione bellissima, sudata, perciò a volte mi giro. Delle indagini, noi abbiamo buttato l'anima in quella partita e mi sembra di sognare, perché veramente che per quella partita noi non abbiamo dormito la notte, abbiamo fatto di tutto e di più, magari sbagliavi anche tante cose, ma sempre perché la posta in palio era alta. E abbiamo vinto quel campionato che meritatamente, perché siamo sempre stati lassù e era una squadra molto forte caratterialmente. Una squadra forte caratterialmente che facevi dopo 5 minuti gol, l'arbitro poteva già fare i 3 fischi, non avremmo mai preso gol. Le partite le vincevi così, avevamo talmente tanta di quella cazzimma che ce la siamo portate anche in B. E faccio sempre esempi di quell'Avellino C1B perché avevamo un carattere impressionante proprio da Avellino e lì è stato l'apoteosi, perché comunque lì sono cresciuto da qualsiasi punto di vista, ma Rastelli per me è stato l'allenatore che mi ha fatto crescere sotto qualsiasi punto di vista. Io penso che lui mi abbia fatto calciatore, perché fino ad allora io ero un giocatore di calcio, lui mi ha fatto calciatore, come comportarmi dentro e fuori dal campo, lui mi ha costruito. So che è stata anche per lui una sfida, per lui questo, e lo sa e me ne dava tanti di tutti i colori, che non lo sopportavo a volte. Però l'ho sempre fatto per una crescita mia, perché il calciatore ti doveva dare in campo, quindi era sempre tutto in giro. E ritornando, facciamo un passo indietro. L'anno prima in C1, sotto passaggio Benevento-Avellino, 2-2 con Bucaro. Dopo 3 anni, incrocio Simonelli allenatore. Ciao mister, ti ricordi di me? Ciao, come stai? L'ho voluto soltanto salutare. Gli dissi, sentirai parlare di me. 2-0 Benevento, 2-1, 90esimo, 2-2, Angelo D'Angelo a Benevento. Da lì arriva negli spogliatoi, mi disse il mio più grande sbaglio, però mi disse così, sei tu. E io gli risposi, sì, sono io, il mio più grande sbaglio. E da lì c'è sempre stata questa forma comunque di rispetto, perché io l'avevo capito, l'allenatore è sempre una cosa difficile da fare, però pensa come la vita. Io in un derby così importante ti ho offerto la possibilità, la vita, di avere una rivincita personale, sportiva. E ancora ne ho qualcuna che arriverà.